Le particolarità della base Kuno, come vedremo nel nostro unboxing, sono le 5 ventole che permettono un potente raffreddamento del dispositivo, un angolo aggiustabile e soprattutto un comodo alloggio per cellulari, per avere sempre sott'occhio anche le notifiche sul nostro smartphone durante le sessioni di gioco o di lavoro. L'angolatura aggiustabile permette di trovare la propria posizione preferita e di arrivare addirittura ad averlo quasi in verticale, supportato dagli appoggi e dai gommini che bloccano il computer e che evitano che questo scivoli giù dalla base. Il cooling stand, come dicevamo e come vedremo a breve, è anche illuminato da una serie di LED blu. Inoltre, come accennato all'inizio della nostra recensione, è disponibile anche un alloggio per cellulare che può essere comodamente incastrato a uno dei due lati della base, indistintamente in base alle proprie necessità, per alloggiare il proprio smartphone. Il cavetto in dotazione è un doppio USB che consente di collegare la base al proprio computer per trarre l'energia necessaria a far funzionare le ventole. Come sempre vi ricordiamo che nella descrizione del video trovate un collegamento alla recensione testuale della base di raffreddamento Kuno e che potete seguirci sul nostro sito playstationbeat.com e sui nostri canali social.